Particolare per tutti noi. Alla mia destra vedete una casa che non è proprio una casa qualunque, ma la dimora del ministro del Regno e della Repubblica. Perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. La gioia di trovarmi qui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Per cucinartusi.it sono con Torino Guzzo in questo straordinario territorio che è quello di Gela. Siamo all'inaugurazione della cantina Casa Grazia, iniziata nel 2020, finalmente ha visto la luce e ovviamente questa inaugurazione spumeggiante, oserei dire. Tonino, ma che ci sei venuto a fare tu qua a Casa Grazia? Perché hai scelto questa cantina? Diciamo che ci siamo scelti, per me in particolare Casa Grazia
è la possibilità di lavorare in un territorio nuovo, nel territorio del Cerasuolo di Vittoria, l'unica DOCG della Sicilia, e quindi un'opportunità di fare nuove esperienze e lavorare sempre in Sicilia con vitigni nuovi come il Frappato e il Nero d'Avola, che in questo territorio dà delle sfumature assolutamente particolari. Sì, perché mi dicevi, mi raccontavi che tu non avevi un'azienda che producesse Cerasuolo di Vittoria. No, infatti. Quindi è stata un'occasione anche per te. Sono stati i primi a cercarmi, e quindi per me ben volentieri. Ho visto che c'era un ottimo potenziale in vigna, prima di tutto, e poi anche la disponibilità della famiglia Brunetti a realizzare una cantina, perché quando sono arrivato si lavorava presso un'altra cantina con una lavorazione in conto terzi. Conto terzi. Quindi ci si è dati l'impegno di fare una cantina aziendale dove poter sviluppare e fare i nostri prodotti, e fare anche avviare dei progetti di ricerca su questo territorio, che ne ha veramente tanto bisogno, e che è un territorio che ha un'enorme potenzialità. E capisco che i tuoi vini sono come figli, ma se ne dovessi scegliere uno di Casa Grazia, quale sceglieresti? Il tuo preferito? Fammene scegliere tre. Va bene, dai, forse. Partiamo con le bolle di Frappato, metodo italiano, che ne esaltano il frutto, e il Frappato è un gran frutto. E poi il Frappato come vino rosso, un vino rosso molto moderno, attuale, che piace moltissimo ai giovani e non solo. E poi il Cerasuolo, questa è la terra del Cerasuolo, e il bilanciamento tra i due vitigni, Nero d'Avola e Frappato, è una simbiosi perfetta di due vitigni, e danno un grandissimo vino, per eleganza, per piacevolezza, e anche per un potenziale di longevità che secondo me è molto importante. Eh sì, l'abbiamo già assaggiato effettivamente. E da lì poi nasce il progetto Cerasuolo Classico, con il passaggio in piccoli barili di rovere. Cerasuolo di Vittoria, che tu fai 50 e 50. Nel caso del classico è 60 e 40, nel Cerasuolo Vittoria 1607 è 50 e 50. Perfetto, Tonino, io ti ringrazio e come al solito... Grazie a voi. Speriamo di rivederci presto. Grazie. A presto, grazie sempre e arrivederci. Per Cucinartusi.it sono con Luigi Salvo, delegato AIS Palermo e Provincia, e che si è occupato della parte della comunicazione relativa a questa inaugurazione di questa nuova cantina. Luigi, perché dobbiamo bere Casa Grazia? Domanda secca. Ma innanzitutto perché sei in questa nuova splendida cantina che questa sera debutta, quindi sei nel luogo di produzione, hai visto dove nasce il vino, con quale tecnica, con quale amore, con quale passione. E poi soprattutto perché i vini di Casa Grazia sono vini interessanti, sono vini di nicchia, che nascono da vigne di proprietà, curate, allevate, e perché esprimono i vitigni del comprensorio, soprattutto il Frappato e il Nero d'Avola, il Moscato e il Grillo, quindi vini identitari, non solo piacevoli da bere, ma anche proprio buoni. 50.000 bottiglie all'anno, e quindi una quantità che consente di controllare molto bene la filiera, tutta la filiera produttiva, la qualità, certo. Però oggi abbiamo fatto una piccola degustazione. Non credi che manca qualche anno di affinamento a questi straordinari prodotti? Certamente i vini più importanti, il Cabernet Sauvignon, ma il Nero d'Avola, il Syrah e soprattutto il nuovo vino che debutta stasera, il Cerasuolo di Vittoria da Brunetti d'Opera, sono vini di grande evoluzione, che hanno grandi potenzialità evolutive. Li abbiamo assaggiati in millesimi abbastanza recenti, il 2019, il 2020, sono annate recenti, che mostrano una grande qualità che si affermerà naturalmente col passare degli anni. Ma non dimentichiamo che Casa Grazia è un'azienda giovane, non ha tanti anni alle spalle, e quindi avremo modo di poterli assaggiare tra qualche anno in evoluzione. Luigi, dammi un'etichetta di Casa Grazia che tu preferisci e perché? Ah,
Ogni vino ha le sue caratteristiche identitarie. Sicuramente un vino di grande espressività è il Cerasolo di Vittoria, quello che chiamiamo oggi base, cioè il Vittoria 1607, perché ha una grande espressività del frappato e l'eleganza e la potenza del Nero d'Avola. Quindi direi l'unica nostra denominazione di origine controllata e garantita in una gran bella espressione. E quindi territorio, territorio, territorio. Esatto. Grazie Luigi. Prego. Thank you.
Per Cucina Artusi.it sono a Gela in occasione della inaugurazione della cantina Casa Grazia e sono infatti con Maria Grazia Di Francesco, che conduce ormai da qualche anno questa cantina. Con lei vorrei ripercorrere i motivi che hanno permesso questa impresa, ma soprattutto vorrei raccontare la storia d'amore che c'è dietro, perché qua si è parlato in questi giorni di regali fra la qui presente e il marito Gino. Sì. E il regalo restituito perché oggi c'è stata la presentazione di questo vino che porta il nome di Brunetti d'Opera. E quindi ripercorriamo questa impresa dall'inizio, come e perché, e poi arriviamo al Brunetti d'Opera. Allora, nel 2005 ho deciso di aprire il cassetto dei sogni di mio marito. Tra i sogni di mio marito o progetti c'era un sogno che lui si portava presso sin da quando era bambino: far diventare grande l'azienda del padre. Ma gli impegni lavorativi non gli permettevano di dedicarsi a quegli appezzamenti di terra che noi avevamo. Quindi azienda agricola. Parliamo di azienda agricola, non gli permettevano di portare avanti, di occuparsi completamente della produzione di Nero d'Avola che allora noi facevamo, Nero d'Avola che producevamo e che vendevamo ai grandi nomi di Sicilia. Ebbene, posso dire che inizia negli anni in cui noi ci siamo sposati, negli anni 80, e continua fino al 2005. Nel 2005 imbottigliamo la prima bottiglia di Nero d'Avola, quindi una parte delle uve viene presa, l'altra parte continua ad essere venduta ai grandi nomi di Sicilia. Bene, ho incontrato tantissime difficoltà perché sono rimasta in un certo senso da sola a portarmi avanti la vendemmia, a fare gli acquisti di tutto, eccetera. Dopo 2 anni mi rendo conto che mi ero imbarcata in una esperienza, in un'avventura, seppur fatta con amore, perché volevo in un certo senso dare una mano a quelle che sono le attività di famiglia e magari sentirmi dire brava da mio marito, però in un paio d'anni mi sono resa conto che non era più un aiuto, era un impegno, un'attività che bisogna svolgerla quotidianamente, costantemente e anche con una buona preparazione. Non nego che alcune volte ho pensato di abdicare a questo progetto. Mollare l'osso, però tutte le volte che parlavo con mio marito e vedevo questo viso di uomo deluso, nel senso che mi diceva: va bene, se non te la senti, pazienza, abbiamo scherzato, non ti preoccupare, stai tranquilla. Però vedevo la delusione come di un papà, di un uomo, quando la moglie dice ho abortito. E tutte le volte che io lo dicevo ritornavo sempre 10 passi indietro, non un passo indietro, 10 passi indietro, per dire no, io ce la devo fare. Bene, dal 2005 al 2022 siamo arrivati, l'attività di produzione dei vini è andata sempre meglio, perché con gli anni si acquista esperienza, bisogna essere autocritici, si ascolta più che sentire, si ascoltano i pareri dei consulenti, e quindi abbiamo migliorato non solo il numero delle etichette, delle varietà di bottiglie che noi facciamo, ma anche abbiamo migliorato quello che è la qualità di produzione in vigna. Quindi oggi nel 2022, ieri il 6 settembre del 2022, finalmente ho raggiunto un sogno che seguo da sempre, nel senso negli anni in cui è nato questa voglia di mettermi in discussione, ma soprattutto la voglia di fare la cantina io l'ho avuta nel 2018, ed è stata proprio la vigna che in un luogo di fronte a dove ci troviamo adesso, sempre all'interno della riserva naturale del Lago Biviere, la vigna era come se mi dicesse: io ho bisogno della mia cantina, ho partorito i miei figli, adesso li stanno portando in un altro ospedale, come quando una mamma partorisce un figlio e poi il figlio lo portano per motivi diversi e lo portano in un altro ospedale. È vero, è successo questo in me. Io guardavo questa vigna come una donna stanca, soddisfatta, però è felice, serena, questa brezza che muoveva le foglie di questa donna che mi aveva dato quell'anno 2018 un
grillo fantastico, e da lì incomincio a maturare dentro il mio cuore un amore sviscerato per quella vigna che all'inizio era una crudele amica per me, perché non volevo che mio marito portasse avanti questa attività. In quel momento ho visto un'altra donna e ricordo che c'era un fazzolettino per terra perché avevamo fatto un po' di picnic. Mi sono alzata e sono andata a raccogliere quel foglio di carta perché non volevo turbare quell'equilibrio naturale. Oggi abbiamo la nostra cantina e diciamo che diventa l'inizio di un nuovo percorso. E perché poi c'è stato questo regalo? La bottiglia, per la prima volta. La bottiglia, ho deciso di fare un regalo importante, un regalo che emozionasse soprattutto mio marito, ma che diventasse motivo d'orgoglio anche per la mia città, perché fare vino per me non è solo fare il vino di qualità, per me è portare un valore aggiunto a quello che è il mio territorio, la mia città, valore aggiunto nel senso di dare opportunità di lavoro ai giovani, opportunità di crescita, opportunità in senso lato, non nel campo solo agricolo, ma nel campo artistico in generale, nell'ambito della moda, nell'ambito della cultura, dell'architettura, perché io qui voglio vedermi, nella mia cantina voglio vedermi circondata da giovani che possano dire devo studiare perché ho la possibilità domani di trovare un posto di lavoro. L'ho deciso che prima o poi avrei fatto un regalo importante a mio marito che lo emozionasse, e quindi ho scelto una bottiglia di Cerasuolo di Vittoria Classico perché la mia azienda come bandiera, diciamo, territoriale è la bandiera della DOCG del Cerasuolo di Vittoria. Un Cerasuolo di Vittoria noi lo abbiamo già fatto e mi mancava il Cerasuolo di Vittoria Classico, e l'ho deciso nell'anno in cui mio marito un paio di anni fa decise di darmi una mano, un sostegno anche economico, un forte sostegno economico. Mio marito e mio figlio decisero di realizzare la ristrutturazione di una cantina già esistente con i padri salesiani, ma di ristrutturarla, e quindi da lì ho detto: ma guarda un po' questo uomo, riesce a emozionarmi così tanto, e quindi devo fare qualcosa per lui, e ho voluto dedicare questo Cerasuolo di Vittoria Classico con il nome Brunetti d'Opera, perché mio marito è un uomo di grande operosità. Quindi possiamo dire che dietro questa cantina c'è tanto amore, amore per il territorio, per le vigne, ma soprattutto una storia d'amore fra Maria Grazia e Gino. Assolutamente sì, una storia d'amore è iniziata più di quasi 50 anni fa. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro saranno quelli di realizzare, di completare la ristrutturazione di questo luogo con l'accoglienza anche per le camere, e fare un frantoio, perché abbiamo una meravigliosa produzione di olio. E quindi trasformare questo stabilimento di lavoro, renderlo ancora più bello. Voglio fare un angolo di paradiso. Perfetto, Maria Grazia, grazie. Grazie a lei. Grazie mille. È arrivato a questo punto, io per cucinartusio.it ho finito qui. Grazie, ciao.